Ciao a tutti ragazzi, sono Ebusa00 ed ecco qui il primo episodio della mia serie YouTube Nostale, che riguarda Nostale. Allora, in questa serie, come avevo detto, farò un walkthrough del mio livello e partiamo proprio dai livelli base, ovvero dallo zero, ovvero con la creazione del personaggio. Crea personaggio, allora, ecco qui che ci possiamo scegliere il sesso, che io vabbè metterò maschio adesso, la pettinatura, che è, qui vedrete innanzitutto l'immagine del personaggio, la pettinatura che può essere rigida così da tipo scolaretto oppure gangster, il colore dei capelli viola, violetto, blu, verde, giallo, grigio, nero, marrone, rosso, rossiccio, anzi è rosso, arancione. Io vabbè ora li voglio mettere biondi perché non li ho mai messi biondi, credo, quindi ci chiameremo, allora come ci chiameremo? Giacomo 999. Sì, dai, Giacomo 999. Ok, creiamo il personaggio. Crea, ecco qui, livello 1. Clicchiamo inizia e inizieremo a giocare. Eccolo qui, salve avventuriero, il mio cordiale benvenuto a Nosil, questa qui è Mimi Mentor, un NCP che visiterete molto spesso. Ora vabbè vi salto i dialoghi perché sono vabbè sulla storia, su queste cose qua. Fine della conversazione. Vabbè ci si aprirà questa pagina con i tasti principali del gioco, ovvero il movimento che è col tasto sinistro del mouse, l'attacco che è un doppio clic sul nemico da attaccare con il tasto sinistro, l'attacco secondario con il tasto destro e la rotazione tenendo premuto il tasto destro, e girando. Ok, ecco qui la prima missione, muoviti da Nosville. Allora ok, e ora un momento che metto schermo intero. Ok, perfetto, ecco qui. Allora, cominciamo a giocare, ragazzi. Prima missione, muoviti da Nosville e la potrete vedere qui. Spostati nel luogo desiderato della mappa, che è quello lì. Ok, noi entriamo nel cerchio. Tada, hai completato la missione. Nuova missione, caccia piccolo Dender. 0 di 5. Allora, in questa missione dovremmo uccidere 5 di questi... di questi dender qui a livello 1 e dato che non abbiamo abilità cose così, li dovremmo uccidere con l'attacco base. Ecco qui, allora vi consiglio a livelli bassi di, diciamo, non attaccare più mostri contemporaneamente, fare le cosiddette mobbate, perché non avendo abilità potrete colpire un mostro solo alla volta e quindi sarete svantaggiati se ne avrete di più contro. Quindi per le missioni iniziali limitatevi a cliccare sul Dender, premere space ed attaccarlo con gli attacchi base, e tanto vincete perché cioè sono estremamente deboli, cioè. Ora vabbè, qui ci sono molti ori per terra, non so chi li ha lasciati, anche se in totale questi faranno 100 ori, però vabbè, meglio di niente. Che uccidiamo l'ultimo Dender. Ecco qui, hai completato la missione. Ecco, vabbè, questa missione ci darà una ricompensa. Ovvero, quando completerete la missione, questa missione vi ha la ricompensa e vi comparirà questa schermata qui a contenuto della quest e vi si illuminerà di rosa il tasto ricompensa. Se vi si illuminerà, appunto, potrete cliccarlo e riceverete la vostra ricompensa. Che desidera ricompensa, conferma.
che in questo caso è una fortissima armatura d'allenamento a livello 3, ragazzi, non so se mi spiego. Ok, vabbè, confermiamo la ricompensa. E qui c'è la ricompensa che riceverete dopo questa missione, che vi dice di catturare un pollo, ovvero dell'oro. Allora, vediamo un po' come catturare gli animali. Allora, innanzitutto, per catturare un animale, in questo caso dobbiamo catturare questo stupido pollo qui e mangiarcelo, invece di mangiarcelo, peccato. E dobbiamo ridurlo a metà vita. Intanto dobbiamo essere minimo un livello maggiore al nemico da catturare. Dobbiamo ridurlo a metà vita. E quando è a meno di metà vita, premiamo questa abilità qui, R. Eccola qui, cattura. Quindi cominciamo a sterminare polli. Attenti che molte volte non ve lo farà catturare, vi misterà la cattura, per quanto siete scarsi. No, scherzo. Ok, vabbè, adesso l'ho catturato, perché questa è la missione, non è che può farvi deprimere in questo modo. Ho 500 oro, ragazzi, siamo ricchi. Adesso abbiamo addirittura uno stupido e fastidiosissimo pollo che ci segue ovunque. Allora, nuova missione, muoviti da Nosville. Perfetto, allora noi ora ci muoviamo. Non so sinceramente dove devo andare. Questa freccia rossa qui sopra vi indica, ad esempio in queste missioni qui, muoviti da Nosville, parla con qualcuno, vi indica la posizione di quel qualcuno, di quel qualcosa che dovrete raggiungere. Eccolo lì, il cerchio, che sembra il cerchio magico di una setta satanica, ma è solo una stupida missione. Entriamo nel cerchio. Oh, hai completato la missione. Ora sempre i dialoghi di merda di Mimi Mentor, che rompe le palle incredibilmente, vabbè. Oh, vai ad uccidere i semi deboli, i seedle debole, ovvero questi così qua. Non chiedetemi cosa sono, perché non ne ho idea sinceramente. Penso siano qualcosa tra una teiera e un fungo marrone, ma non ne sono certo. Ok, ne dobbiamo ammazzare 3. Attenti che questi sono davvero forti e potreste rimetterci la pelle. Ok, vabbè, ammazziamo anche qui a livelli bassi, dall'1 fino a livelli tipo il 20, così non vi consiglio di fare mobbate, anche se con le mobbate si sale di livello più in fretta, però si rischia molte volte di morire, oppure di usare delle pozze che vi potreste risparmiare, ci mettereste solo un po' più di tempo nel passare di livello. Ok, ora riceveremo la ricompensa. Oh, un bastone scheggiato a livello 4, non so se mi spiego. Oh, questa caga le palle in una maniera impossibile, scusa il termine, ma sto rompendo. Ok, adesso siamo a livello 4, possiamo mettere sia il bastone di legno, e ora se riusciremo a picchiare tutti. Livello basso, ho una fortuna proprio fantastica, non so se c'è... Vabbè, allora ora siamo a livello 2. Quindi posso, ho preso la mia prima abilità, perché... No, perché no? Livello lavoro 3, beh, vabbè, non l'ho presa, questi sono dei piccoli schifosi bastardi. Pensavo che a livello 2 di lavoro mi accreditavo un'abilità, vabbè. Parliamo, ah ecco, ora me la dà. Calvin Coach, vabbè, quello che vi vende le abilità, i potenziamenti. Vabbè, fine della conversazione, ok. Ecco, mi ha accreditato gli insegnamenti base. Questi qua sono degli insegnamenti che ti danno la difesa magica, l'attacco, tutte queste cose qua. Questi sono quelli base, insegnamenti base uguale cagate assurde. Vabbè. Parla con Calvin Coach di nuovo. Molto mi sento davvero potente ora, ma non mi dire. Fine della conversazione. Oh, allora uccidi Dender. Ora andiamo ad uccidere i Dender. Eccoli qua, gli stupidi Dender, che non so neanche questi cosa sono. Penso sono delle sacche piene di urina con un fiore sopra la testa, ma non sono sicuro neanche di questo. Ok, comunque vabbè, sì, mi ero scordato, ma dopo questa missione di uccidi i Dender mi darà la prima abilità, che è una fortissima martellata, che vabbè, è una cagata, però meglio di niente.
Vabbè, 13,5, ora raccogliamo questi soldi, soprattutto i semi della potenza, che vi dico subito che i semi della potenza sono un'ottima chance, diciamo, per fare soldi, perché se vi fate molti personaggi e nell'inventario droppate slot su slot di semi della potenza, una slot di semi, diciamo che, o almeno ai miei tempi, vale, diciamo, 30-50k, suppongo, quindi... Con molte slot e molto tempo anche però, e ci fate molti bei soldini. Ok, Calvin Coach, ok, ora mi insegna questa abilità. Oh, dai, queste schermate. Oh, eccola qua, colpo potente, ragazzi, che la metto al posto dei biscotti perché... Allora, prima di parlare con Mimi Mentor, vi faccio vedere questa abilità, che è la 2. Oh, avete visto quanto gli ho tolto? Proprio un bordello. Lo stavo per shottare, ragazzi. Sono già fortissimo. Giacomo in vetta alla classifica. Ok, andiamo dalla gatta prostituta Mimi Mentor. Che non so se notate com'è vestita, ma a me sembra proprio una prostituta. Con queste nuove abilità sembri molto forte. Mettiti un paio di occhiali. Allora, vi anticipo subito che le prime missioni, dato che siete a livello basso, con i dialoghi, le schermate, il gioco vorrebbe farmi imparare, diciamo, la mappa di Noscamp e le nozioni base di Nostale. E quindi, diciamo, fino al livello 10 più o meno dovrete continuare a parlare con questa gentaglia qui che sta ferma tutto il giorno senza fare niente. Ciao, come stai? Brontola, scazzato. Ok, mi ha dato, ecco, allora, mi ha dato queste ricompense. Allora, l'amuleto del rimpatrio, prima si chiamavano ali del ritorno, quindi scusate l'errore, serve per, ad esempio, se siete in una mappa non lontana, potrete usare questa qui e salvare la vostra posizione e tornerete al villaggio salvando la vostra posizione, mentre l'amuleto del ritorno ritornerete nella posizione precedentemente salvata con l'amuleto del rimpatrio. Mentre questo è qui, il raffinatore della gemma di anima, come dice qui, serve per raffinare le Gillion e per farvi dare le gemme di anima e la polvere del sottosuolo, che poi vedremo a cosa servirà. Ok, vai al negozio d'attrezzi, che è molto sfornito, non vende niente, però vabbè, questo qui sembra un tip tosto, ma non lo è. Guardate che bullo, Teoman Top. Ok, ora ci ha regalato dell'equipaggiamento, ora saremo fortissimi, ragazzi. Ecco qui, le scarpe, vabbè, i guanti, le scarpe e una fascia per capelli che non si vede, attenzione. Scusami, cosa ora? Vabbè, i dialoghi. Vai al mercato, che poi non è neanche un mercato. C'è questa qui che sta ferma e la spacciano per un mercato, per un oggetto. Benvenuto al mercato di Nosville, qui troverai merce fresca. Non è vero, però vabbè. Sono il capo qua. Ui, mi ha dato 10 polli. Allora, questi. Mio Dio. Queste cose qui. Si dividono in snack, tipo pollo fritto, aringhe, che ti ricaricano, come dice qui, HP 700 e MP 700. Quando sarete a pochi HP potete usarli e pian piano in 2-3 secondi vi si ricaricheranno gli HP di queste variabili. Mentre questi qui vi aumentano i tuoi HP, i tuoi MP e le di patate i tuoi HP. Vabbè, allora andiamo a parlare con Mimi Mentor. Allora, vabbè, sì, andiamo, torniamo lì. Le prime missioni sono davvero una rottura impossibile, guarda. No, non le sopporto, volevo partire direttamente dal livello 20 quando si entra nel gioco, però vabbè, devo fare walkthrough completo, quindi è stato lo shopping, ma cosa sei, questa truzza qui, oh mio Dio. Ah, ok, adesso dovremo fare la pietra spazio-temporale livello 1. Allora, ora andiamo alla pietra e vi spiego un po' cosa sono. Allora, questa qua, pietra spazio-temporale, sono delle missioni dove voi cambierete mappa
entrerete in quella pietra dove ci sono i nemici, delle leve da sbloccare, dei nemici da killare entro un limite di tempo per completare la missione. Ok, queste sono le ricompense della missione, che non ho idea perché si veda in tedesco. E queste sono le ricompense speciali e le ricompense bonus. Inizia. Ok, questa vi darà suggerimenti, ma vabbè, non mi servono. Ok, questa si divide in stanze, come vedete, qui c'è la minimappa della missione. Cominciate andando nel portale. Vuoi procedere con la missione? Conferma. Vabbè, l'aggressività, oh mio Dio, l'aggressività dei Dender all'uno, non me l'immagino neanche. Ok, questa è una stanza e c'è il nemico che, vi dirò, non dobbiamo uccidere per forza perché il portale è già sbloccato. Quando il portale, sarà, bloccato, vedrete com'è ora nel corso della missione e dovrete fare per forza, eccolo, questo è il portale bloccato. Se ci saranno dei nemici nella mappa e il portale è bloccato, dovrete per forza ucciderli, per farlo sbloccare. Ad esempio in questo caso, esatto. Uccidere un pollo, probabilmente il WWF non sarà contento per questo, ma è tutta colpa di Mimi Mentor. Ecco, questo è il portale che si sblocca. Noi andiamo qui. Ecco, in questo caso dobbiamo girare questa leva. Ci clicchiamo sopra e si mette a ballare per girare la leva. Non chiedetemi perché balla e non la tira semplicemente, ma secondo me il mio personaggio è un po' gay, però vabbè. Uccidiamo altri poveri polli innocenti. Potete anche vedere la crudeltà del mio pollo che uccide i suoi simili in questo video, che bello. Ecco, distruggi tutti i nemici entro il tempo limite. Entro 2 minuti, che ora sono 1 minuto e 50, dobbiamo uccidere tutti i nemici che ci sono e che compariranno nella stanza, che non mi ricordo quanti sono, ma spero pochi, perché è una missione davvero brutta, facilissima. Vabbè, però. Missione livello 1, ovviamente. Ok, andiamo avanti. Oh, dobbiamo salvare un soldato. Lo zio di Nosville. Dobbiamo salvare lo zio di Nosville, che è tipo livello 20, da dei nemici a livello 1. Vabbè, attenzione all'incoerenza. Lui è al 20, non riesce ad uccidere due Dender schifosi, ma vabbè. Quanto pare è vecchio. Avrà l'emorroidi al culo e non riuscirà neanche ad alzare la lancia, probabilmente. Oh, ok, quello è il portale finale. Ok, ora si sblocca, eccolo lì. Abbiamo sbloccato il portale e quando entrerete nel portale la missione sarà finita. Ah, questo è il tempo limite che avrete per la missione. Qui ci sarà un numeretto a seconda della missione che farete. Ecco qui, mostri uccisi, gli NPC sarebbero i vostri amici, i vostri aiuti, escluso il pollo. E per scegliere la ricompensa, doppio clic su quello che volete. Wow, un pollo fritto, che culo, eh. Ho anche livello basso, la mia fortuna aumenta sempre di più con questo personaggio. Vabbè, questa è la schermata di attesa. Potevano anche metterci una musichetta. E poi, dopo la TS livello 1, nascete qui che è la mappa del Raid Pollo. E non ho mai capito perché, è una cosa che mi fa incazzare davvero tantissimo. Però vabbè, vabbè, non fa niente. Vediamo se ho sbloccato qualche altra abilità. Ho sbloccato questa che si fa con la fionda, che è inutile però. Allora ragazzi, per questo primo video nel walkthrough è tutto. Siamo arrivati a livello 5 e non volevo arrivare a fare un video di 40 ore e arrivare a livello 60 subito, perché sarebbe stato inutile. Ci rivediamo al prossimo video dove passeremo di altri livelli, faremo altre missioni e dopo un po' i video diventeranno molto più attivi, diciamo, perché saremo livelli più alti, eccetera eccetera. Quindi ragazzi, come sempre, iscrivetevi al forum, al canale BorderTube, mettete mi piace alla pagina Facebook e Twitter, tutti i link saranno nella descrizione del video. E detto questo, ciao ciao a tutti.